tutti amici, bentrovati! Oggi a grande richiesta andiamo a realizzare i miei crackers, i crackers velocissimi. Vi ricordo che l'elenco dettagliato degli ingredienti lo trovate qui sotto nel box informazioni. E poi amici, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così che resterete sempre aggiornati su tutte le mie nuove ricette, o se sarò in diretta live potrete venire a realizzare la ricetta insieme a me, perché vi arriverà una notifica. E poi amici, passate nei commenti anche semplicemente per farmi un saluto, e se avete delle richieste scrivetemi, cercherò di esaudire il vostro desiderio in brevissimo tempo. Buona giornata a tutti e a presto alla prossima ricetta! In una ciotola ho messo 300 g di farina, vado ad aggiungere 5 g di sale fino e lo incorporo alla farina. Vado ad aggiungere circa 60 g di semi vari, che possono essere semi di sesamo, semi di girasole, semi di papavero, insomma quelli che più vi piace, e mescolo al composto. Vado ad aggiungere 60 ml di vino bianco. Aggiungo 90 ml di acqua e per finire 60 ml di olio di oliva. Mescolo tutto quanto bene e formo un panetto liscio ed omogeneo. Finisco di impastare con le mani. Trasferisco il panetto sul piano da lavoro e finisco di lavorarlo per bene per qualche minuto. Ecco pronto il nostro panetto. Lo lascio riposare coperto per una mezz'ora. Trascorso il tempo di riposo, divido a metà l'impasto e vado a stenderlo dello spessore di circa 2 o 3 mm al massimo. Se non avete i semi dentro casa, potete realizzarli anche semplici, magari con del rosmarino, magari con della paprika, del pepe o semplicemente con dell'olio d'oliva. Quindi una volta steso dello spessore di circa un paio di millimetri, vado a tagliarli come fossero proprio dei crackers, quindi farò delle strisce larghe circa 5 cm. Quindi una volta tagliati in verticale, li taglio anche in orizzontale, della misura che può essere più o meno un crackers, e nel centro di ognuno vado a fare un leggero solco con la rotellina, leggero. Con la forchetta vado a creare i buchini per far cuocere meglio i crackers dentro. Quindi dopo averli messi su una teglia da forno rivestita di carta forno, vado ad infornare in forno già caldo a 180 gradi per circa 10 minuti. Mi raccomando, controllate la forma. Tutti i nostri crackers finiamo di cuocere, li possiamo conservare nelle scatole di latta. Saranno croccantissimi al momento della degustazione. Jack, cucina.